solo un istante, ex mascotte, solo un istante. Note di lettura del libro di Angela Putino, I corpi di mezzo. Il sottotitolo dice Biopolitica, differenze tra i sessi e governo della specie. Sono raccolti in questo libro una serie di articoli pubblicati su varie riviste che riguardano la nozione di biopolitica introdotta da Michel Foucault e oltre alla nozione, la questione che sull'onda degli studi di Michel Foucault è chiamata biopolitica. Angela Putino è nata nel 1949 ed è scomparsa nel 2007. Ha insegnato bioetica e filosofia del linguaggio della scienza presso l'Università di Salerno. Tra le sue pubblicazioni c'è il libro su Simone Weil, Un'intima estranità, e poi il libro Amiche mie isteriche, edito nel 2002. L'interesse maggiore è quello per un pensiero libero e si è sviluppato a partire dal pensiero della differenza e con un confronto con chi è la sua punta teorica, Luisa Muraro. Amiche mie isteriche è il testo che si è imposto alla nostra attenzione, interno alla critica femminista, che riguarda appunto l'elaborazione teorica del pensiero della differenza. E ci sarebbe tutto da guadagnare nell'acquisirlo nel dibattito civile e non lasciarlo in un settore impropriamente definito. Si può dire che in Italia non abbia apparentemente rivali teorici Luisa Muraro, forse una compagna di strada indipendente come Adriana Cavarero. Ma si tratta di andare ben oltre la questione della rivalità, della concorrenza, che sarebbero questioni gerarchiche, del più e del meno. È questione di contributi di valore, di qualità, che emergono così, ovunque emergano. Leggendo Amiche mie isteriche, abbiamo colto come i contributi più importanti della filosofia e delle scienze umane intorno alla questione della differenza sessuale, che per lo più è presa come differenza di sessi, Angela Putino li avesse trovati in Michel Foucault, per quanto riguarda l'indagine storica e sociale, e li avesse trovati in Deleuze, in Gilles Deleuze, per quanto riguarda il nocciolo teorico. Infatti le formulazioni non conformi, innovative, rispetto alla teoria della differenza sessuale, riprendevano l'esplorazione stessa di Deleuze. Il libro si avvale dell'introduzione e della cura editoriale di Tristana Dini, che ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia e attualmente si occupa di biopolitica e teorie femministe presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane di Napoli. Fa anche parte del collettivo della rivista online Ada Teoria Femminista, sul quale sono pubblicati alcuni testi di Angela Putino. E questo accenno alla curatrice del libro è per far cogliere appunto come abbia una attualità e un interesse particolare l'itinerario di Angela Putino. La sua analisi si apre a ogni elemento che provenga dalla società civile e che richieda una lettura, un'altra elaborazione, e ha come orizzonte, benché vasto, quello di Michel Foucault. Questo lo diciamo per indicare che potrebbero esserci altri spunti interessanti per l'elaborazione femminista e filosofica da parte delle donne anche in altre indagini della vita. Nel nostro orizzonte non c'è solo
Michel Foucault e Gilles Deleuze. Da qui parte la tematica e l'analisi di Angela Putino in questo libro, La biopolitica, che meriterebbe il nome di Thanato o Thanatos politica. La politica della vita non ha nulla di positivo, è la politica che tenta la padronanza e il controllo sulla vita. Il controllo della vita. Non più il controllo esterno del corpo e della psiche degli umani, ma il controllo interno. La politica è biopolitica quando comincia a occuparsi della nuda vita dell'uomo, alla sua animalità e sostanzialità. L'etimo di uomo è quello di terrestre, Adamo, l'argilloso. Adama, in ebraico, è la terra. Per cui non è fantasiosa l'etimologia uomo humus, formulata da Giovan Battista Vico. E il dio vasaio crea l'uomo come un vaso d'argilla, dandogli il sozio. Il terrestre, solo dopo, è diventato un nome. Quindi, il potere. E non entriamo qui nella sua etimologia e neanche nelle sue teorie. Il potere si esercita come potere sulla psiche e potere sul corpo. Solo di recente, siamo negli ultimi anni della vita di Angela Putino, è uscito il libro La vita psichica del potere, per valutare quanto appunto la questione del biopotere non sia solo quella del potere sui corpi, ma anche del potere sulle menti. Il testo a cui facciamo riferimento è quello di Judith Butler. Ecco l'ipotesi di partenza, quella che abbiamo nominato come l'orizzonte fulcraltiano di Angela Putino. È quello appunto che c'è un impero sui corpi, sulla nascita, sulla malattia, sulla morte, che trova i suoi riferimenti in particolare in alcuni libri di Michel Foucault, ovvero Sorvegliare e punire, La nascita della clinica, Storia della follia e i tre volumi sul dispositivo della sessualità che hanno come titolo generale La volontà di sapere. Ecco allora che, come insegna Jacob Taubes, il titolo è già lo specchio dell'opera stessa, al punto che leggendo il titolo si possono intendere molti elementi del libro. È così che leggiamo I corpi di mezzo. Sebbene il titolo e il sottotitolo siano quelli di un libro redazionale, raccolta di scritti, e non un libro scritto espressamente da Angela Putino, che avrebbe potuto comunque essere quello di una raccolta di suoi scritti, come è di fatto. La nozione di corpo, non precisa, non esplicitata, perché sembra dover molto a quella del corpo di cui si occupa la biopolitica, che più di una volta Angela Putino definisce come prima applicazione del governo sugli umani del nazismo. I corpi, al plurale, non fanno il corpo della biopolitica, ecco il plurale. L'ipotesi di Angela Putino è che i corpi si frappongano alla riuscita del progetto e del programma e agli infiniti suoi protocolli del nazismo, della biopolitica, e quindi risultino corpi di mezzo, corpi resistenti, corpi intellettuali, anche se questa definizione è nostra, corpi che impediscono al progetto totalitario di riuscire. Ecco allora che Angela Putino è interessata anche all'elaborazione di Giorgio Agamben sulla questione della singolarità qualunque, che non è qualsiasi singolarità, ma quella singolarità che vuole. Questo è il termine latino quod libet, tradotto nell'esegesi di Giorgio Agamben.
Rispetto a quanto detto, sarebbe interessante sviluppare anche le psiche di Mezzan, non solo i corpi di Mezzan. Questi corpi sono senza intellettualità? Nel modo in cui ne accenniamo è chiaro che Angela Putino è un corpo e una psiche di Mezzan, un corpo intellettuale e una psiche intellettuale con cui confrontarsi, corpo e scena. C'è una bella lettura dell'Antigone di Sofocle e di come il desiderio che la sostiene sia l'amore per il padre nell'erranza. Questo padre che erra nella parola, questo zero che erra nell'aritmetica, questo zero, questo nome che erra nella nominazione, non è il nome del nome, il nome del padre, il nome del fallo, il padre morto di cui gli umani continuano a cercare i sostituti, come anche nell'esigenza del padre in Roberto Esposito. Il padre nell'erranza non è il padre possessore delle donne e dei beni, quello che i fratelli vogliono abbattere per edificare la società fratricida, negando il femminile tra le figure della madre proibita e delle donne a portata di stupro, gratis o a pagamento. Il padre, nell'erranza nella parola, introduce il non dell'avere, l'impossessione delle cose e anche l'impossibile riduzione delle donne a merci. Rispetto al governo di Creonte, con la regola di esclusione e inclusione per la vita, bios, e alla regola dell'amico nemico per la politica, l'Antigone di Angela Putino vuole far retrocedere il potere sul vivente, chiede perciò che non vi siano leggi che impediscano voci, pratiche differenti, esperienze, errori, erranze. Cito, altre Antigoni affioreranno nel tempo in immagini di fanciulle sottili.